ciao Serafino, ciao, una bella persona, una persona splendida, solare, e io do subito la parola perché abbiamo tanto da raccontare con musica, perché questa sera vediamo Serafino Rudari accompagnato da un suo angelo custode, perché ne hai una serie, è arrivato a una setta da tutto il mondo, perché hai da chi si occupa della tua persona in giro per il mondo, perché quante capitali, tu sei del 1974, sì. Artista veronese, ma da giovanissimo ha intrapreso questa avventura che vi racconterà con l'opera, ma adesso con una presentazione tua, l'emozione qui a Padova, dimmi. Beh, intanto sono emozionatissimo, grazie Maurizio per questa presentazione, per me è un onore, oltre a un piacere, essere qui ospite veramente della Vecchiato, che per me è sempre stata la galleria con un passo al futuro, alla contemporaneità, e quindi veramente per me era come un traguardo che finalmente ho raggiunto, diciamo, in questa maniera. Seppur, sai, i traguardi per me sono sempre poi dei punti per trovare nuovi momenti e ripartire. E qui è proprio perché siamo qui alla Vecchiato Art Gallery, proprio perché parliamo di futuro, di contemporaneità, sono qui a propormi con questa performance dal vivo, dove per la prima volta proprio sarà in termini televisivi, anche quindi è una cosa molto eccitante per me, è nuova. Bene, tu che sei fatto il giro nel mondo con le tue performance, perché poi lui fa le cose fatte bene, che io ho visto nei video, e anche questa sera voglio dire ai collezionisti che sono magari curiosi, agli appassionati, perché poi sai c'è anche chi ci segue da anni ed è lì curioso, proprio perché si aspetta la crescita, la novità nel corso delle trasmissioni, è lì che attende. Partiamo proprio da quest'angolo con il suo, quindi questa sera non il pianoforte ma una straordinaria chitarra, personaggio Andrea qui pronto, ma raccontami un po'. In giro per il mondo, sì. Le capitali, i luoghi, qual è stata la performance che ti ha dato? Perché tu, ho visto alcuni video di presentazione qualche mese fa, quando ti sei avvicinato a noi, e ho visto tutte le fasce d'età, perché hai fatto più eventi all'aperto, sì. Da cartel, perché poi i grandi luoghi, i marchi, perché a te ti sponsorizzano come i calciatori, cioè Serafino Rudari non compra un colore, non fa, cioè, hai tutti sponsor perché fai un qualcosa di innovativo, perché parlo di, non facciamo pubblicità occulta perché siamo qui in studio, ma io ho visto da cartel a colorifici internazionali, a grandi aziende che ti hanno voluto all'interno, ad esempio Dubai, bellissima quella location, bellissima, l'atmosfera è molto bella, perché per un artista andare all'estero poi c'è un riconoscimento particolare, quindi poi le persone hanno come dire una passione e una voglia di vedere delle novità, delle espressioni artistiche, e questo ti ricarica, quindi ti dà la possibilità di sentirti, cioè ti dà la sensazione di sentirti veramente apprezzato per quello che sei e quello che proponi. Questa è stata una grande soddisfazione, e proprio come dicevi tu, da tutte le fasce d'età, perché i contesti spesso e volentieri in cui riesco a essere presente sono contesti dove c'è un'omogeneità di persone, e quindi anche la possibilità di fruire di un'esperienza espressiva artistica dove solitamente non si ha la possibilità di decontestualizzare proprio un contesto e renderlo un momento per dare questo momento di condivisione, di espressione. Quindi sì, San Pietroburgo è stata un'altra grande città, sì. Molto, molto, che ha dato un gran feedback umano, Cannes, sì. Londra, nella vetrina di Harrods, anche quella è stata veramente particolare. Quindi piano piano scopriamo. E poi quella tua formula di dare pezzettino di te stesso. Della condivisione, sì, mi piace molto, perché bella questa cosa. L'esperienza che avviene nel momento della performance, e quindi c'è la possibilità di condividere il momento della genesi dell'opera. E proprio perché la mia idea primordiale era di riuscire a portare l'arte figurativa ad esprimersi come si trasmette la musica, quindi a propagarsi. E quindi io lavoro molto sull'idea del condividere il momento della performance, perché poi diventa un momento di insieme per tutti, insomma. Rimane l'esperienza, e in questi casi anche
lo sharing dell'opera, perché bello, così bello, rimane bello, ancora bello, di più una l'esperienza cosa molto, che... Sai, poi noi come galleria siamo stati vicini. L'ultima mostra nel 2010, la vecchia Door Galleries, abbiamo ospitato Kate Haring, quindi della pop art, questa galleria con Andy Warhol, no? Quindi degli anni 80, se vogliamo, chi si accompagnava con la musica, sai, le creazioni, poi anche gli autori, il primo astrattista, abbiamo avuto un numero di opere, una conoscenza diretta di Georges Mathieu, come tu ben sai, lui della musica e della gestualità, quindi sei questa sera un mix esplosivo, hai una galleria che ha una bella storia, hai un pubblico maturo, hai chi ha entusiasmo come i tuoi colleghi, perché io vedo lì lo sceriffo con i baffi, questa sera è lì pronto, questa è la serata e l'evento qui alla vecchia Door Galleries. Io direi, perché adesso poi raccontiamo un po' la storia attraverso quello che un tempo si faceva con tipo Mathieu alla Biennale, Kate Haring lungo i metro sulle strade, coinvolgendo anche il pubblico che magari è di corsa. Noi lo facciamo attraverso la TV. Quindi la galleria, perché tu non siamo in uno studio televisivo, no? Siamo in uno studio televisivo all'interno di una galleria già avveniristica, perché viene vista, abbiamo giù la regia, quindi è anche comoda, coccola, per potervi esprimere voi e poter trasferire, me lo auguro, le emozioni. Quindi godiamoci un inizio, in bocca al lupo ragazzi, e ci sentiamo tra qualche istante. Io vi seguo, sono qui in studio, siamo okay. Qui tutti insieme a tifare per voi. Grazie. Dopo. Thank you.
Eccolo qui, Serafino. Allora, ci siamo? Siamo ritornati. Ti sei un attimo... Una palestra fortissima. Ah, sì. Bene. Allora, procediamo nuovamente. Sì. Si riparte. Andiamo? Ripartiamo. L'emozione alla Vecchiato Galleries. Via. Ok. Grazie. A te. Thank you.
procede bene la serata, la sto vedendo da bellissima, bello, benissimo, adesso ritorniamo subito, ci siamo, bene, molto bene, bravo, complimenti, come va? Beh, c'è una tensione emotiva forte, no? Sì. Perché questa idea, che è un'idea secondo me abbastanza ambiziosa, di riuscire a suonare con il colore, no? Proprio l'interazione non è semplicemente la musica e il colore, pure il suono, ok? È una ricerca di uno scambio, no? Emotivo. La complicità. La complicità della musica che poi diventa ritmo e si trasforma nel colore. Ci furono, ti faccio, da quel che ricordo, no? Nella storia, i famosi Schoenberg e Kandinsky, che loro all'inizio del Novecento provarono a fare un esperimento del genere, però era una cosa un po' più scientifica, diciamo, qui a quel tempo cercavano di attribuire delle attinenze tra... una tradizione diversa, quindi non avevano neppure quel insieme di persone che li seguivano, perché già Georges Mathieu è stato quello avveniristico, certo, no? Che poi insegnare alle Ecole des Beaux-Artistes, andare avanti, quindi post-cubismo, dopo Picasso, dopo sono partiti con Hans Hartung, quindi qui siamo avanti. C'è la puntualità, però, perché io ho già visto, no? Delle opere tue, e quindi c'è la puntualità nei colori, cioè, quindi tu cambi strumento e hai quella complicità con i tuoi personaggi, perché non è sempre Andrea ad accompagnarti nelle, certo, tue performance, però c'è quella complicità che dà stimolo e la percepisci stando, ecco, appunto, tu hai proprio la necessità di sviluppare questo. Io avrei voluto qui la galleria piena questa sera, perché c'è quello che riesco a trasferire è un 10% di quello che sta avvenendo in questa trasmissione. Te lo dico perché c'è una percezione, per chi ama l'arte, e mi rivolgo a chi ha questa sensibilità, perché poi sai, oggi abbiamo un grande spazio, un gran numero di canali, quindi noi perché arriviamo sempre puntuali alle 22, visto? Scoccano alle 22 o le sere nei nostri appuntamenti, perché chi ama l'arte si accomoda in un salotto, perché questo 132 adesso è diventato un canale veramente piacevole, perché se la sera si vuole seguire l'arte o con noi, con i nostri coinquilini, con la famiglia Bonni, siamo sempre qui. Dimmi. Dei complimenti dalla chat, quindi, grazie. Ecco, ditele queste cose perché siamo in diretta. Io poi sai cosa avevo chiesto, Serafino, perché chissà che sia la volta buona, perché tu questa sera, io, se c'è anche la copertina della rivista, se mi date il piacere di poterla presentare, certo. Perché Serafino Rudari, io perché ti ho presentato con Klaus Miller? Perché Serafino, nel tuo piccolo, abbiamo nominato Cartel, dove hai dato le opere, le aziende, i colorifici, tutto gratis perché ci vedono, ok? Poi a Dubai per un'azienda nel campo della moda, dico, per dire, al top sempre ti muovi anche tu, no? E allora, della tua arte c'è la puntualità, perché non è l'opera fatta, ecco, con la musica, finisce lì la performance. C'è un qualcosa di tuo, c'è una personalità che la si vede, come diceva Mathieu, perché andiamo sui giorni nostri, da Mathieu a Kate Haring, dall'impronta. Vieni, vieni, che tanto non ti inquadro, non ti preoccupare, poi sei un bel ragazzo, quindi non ci sono problemi. Allora, questa è la copertina di una rivista, no? Che si occupa di moda, dalle cose più belle, che poi naturalmente, come io sapete, poi non... Ecco, questa è una rivista che va negli Emirati, giusto? Va, sì. Al top, qui, se qui c'è da capogiro, qui se ci pesca Befera ci fa, qua ci fa, qui queste sono cose solo per quei paesi là, giusto? Così sì. Siamo chiari e chiaro. Questa copertina, questo fa il giro del mondo, giusto? Sì. È una rivista al top, dove ci sono le cose, quelle che costano meno, vi dico, le cose più, ecco, le cose più commerciali al mondo, questo per ridere, no? Perché siamo per fare un po' di spirito, ecco la copertina, questa copertina è tua, giusto? Sì. Oh. Vedi, c'è un segno che io ti ho visto fare, cioè,
è l'impronta, ecco perché ti ho avvicinato a Klaus Miller. Quindi non è l'opera che finisce qui e domani cambia la musica e cambia, c'è sempre il tuo stile ed è uno stile veramente particolarissimo. Poi hai dei colori che sono sempre solari, quindi hai, perché nel gesto alcune volte c'è anche il carattere, hai un carattere solare e sei una persona che giri il mondo, quindi un nomade ma veramente puntuale e preciso. A me piaci moltissimo come artista e complimenti. Quindi adesso io proseguo, faccio una presentazione veloce, ma già non vedo l'ora di vedere, perché me ne hai promesse quattro, perché sì, ce la fai con quattro, quindi siamo a metà strada. Quindi io vorrei arrivare, perché guarda che è piacevolissimo, complimenti. Ci vediamo tra un pochino allora. Grazie, va bene? Ancora. Io vado avanti, questa la do a te. Grazie, okay? A dopo. Grazie. E allora, avete visto che bella serata? Queste sono le emozioni all'interno della vecchia Bar Galleries, può essere la prima, la seconda, la terza, ma noi arriviamo puntuali come il buon Serafino Rudari. Serafino Rudari, ricordo, artista del 1974, Serafino Rudari, un autore che è entrato a far parte della vecchia Bar Galleries e questa sera, questa è la sua struttura che fa il giro del mondo abbiamo citato Dubai per non parlare di Cannes, delle location più importanti. Questa sera è nella vetrina alla vecchia Tour Galleries, dove dell'innovazione lo si sa, anche quando si entra in un semplice stand nelle fiere si riconosce lo stand vecchiato, perché ha sempre, oltre ai grandi nomi, ha coltivato e ha portato avanti dei giovani. Questa sera ne abbiamo uno piacevolissimo, che piace un po' in tutto il mondo e che con le sue serate, io se ci sarà una seconda occasione, inviteremo proprio veramente i collezionisti in galleria. Ecco, quindi questa è una richiesta che faccio in questo istante ai vertici della galleria, perché sì, ve le trasferiamo con la TV, ma vi sono arrivate queste emozioni? Io me lo auguro di sì. Comunque, una inquadratura sull'opera, potete anche chiedere, lo dico perché non c'è quotazione, non c'è nulla, basta telefonare, perché l'opera poi è un'opera d'arte finita, quindi sono ancora due performance nel corso della trasmissione e poi l'opera è finita per Serafino Rudari, quindi ci può essere un interessato, avrà la storia in mano. Ecco, questa è l'opera di Serafino Rudari questa sera, unica, un'opera che sta accrescendo pianino pianino con la poesia, con la musica, all'interno di una galleria, quindi l'emozione la si vede del personaggio Rudari, quindi la creatura sta venendo fuori, quindi una serata unica, una serata che è all'insegna sempre della qualità, perché Serafino Rudari ha già 15 anni di pieno ritmo, di bella attività, quindi un momento di maturità, uno stile ben definito, un movimento interiore che viene trasferito puntualmente, perché ogni opera è una performance, e ne abbiamo visto proprio l'affaticamento del personaggio, l'interagire con il suo partner, quindi questa sera Andrea, ma riesce proprio a leggere la chiave musicale giusta. Questa musica viene trasferita con il vibrare. Tutto ok? Siamo ancora qui. Siamo ancora qui? In forma? Pronti. Sempre pronto? Ok. Oggi non ti sto detto male. Mi sa, perché poi con la chitarra, no? Io dico che sei il film di coso, di Sergio Leone, di Tarantino, no? Ha detto che ce l'abbiamo qua, no? Ma faccio un pezzo, perché gli ho messo la rivoltella, ho preso la rivoltella di Alessandro Vecchiato, questa è una scultura, no? Ecco qua, però allora gliel'ho appoggiata, quindi la rivoltella è finta ma pesa, perché è una fusione in bronzo. Eccola qua, gliel'ho messa qui, ho detto che quando l'ho visto con i baffi, quindi facci sentire un pezzo da cinematografia, dai, prima, vai! Ci volevo, guarda, da oggi pomeriggio te lo volevo chiedere, ma meglio di così, in diretta. Adesso proseguiamo, scusatemi la parentesi, andiamo avanti con quello che ci tocca da vicino. Forza Serafino adesso.
Bene, 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 bene. Eccoci, terza fase, eh? Bella, bella. Prende forma. Bene. Come va? Bene. E allora, come ritorno va? Un attimo, sì, presente. Sì, sì, ritorno. E poi? E poi si prosegue. Bello, bello. Ma come cresce? Pianino pianino viene fuori veramente... È molto interessante, bello davvero, complimenti. Grazie mille. Quindi, ma con lui con la chitarra quante performance avete fatto? Ma svariate performance. Perché c'è un'intesa notevole. Allora, partiamo dal presupposto che solitamente cerchiamo sempre di partire da niente di prestabilito, ok? Quindi comunque cerchiamo sempre una correlazione di auto... come dire, ispirazione. Quindi se lui vuole utilizzare delle armonie minori piuttosto che maggiori, quello va a suo gusto proprio del momento, quindi dell'impatto. Sì. Quindi andate a braccio. Andiamo a braccio sempre. Ok, bene, questo è... però c'è, si vede che c'è intesa. Questo io lo percepisco, mi auguro che arrivi questo a casa perché è fondamentale proprio sulla creatura, sull'esecuzione dell'opera. Perché cioè, percepisci le vibrazioni, l'intesa dallo sguardo al suono e viene trasferito direttamente su questa, che poi vogliamo dire, non è una semplice tela, ma tu ti prepari la struttura. Sì, ormai hai... ho un mio format, sì, una mia serie di materiali che preferisco utilizzare perché proprio perché nell'evoluzione in vari anni del mio manierismo pittorico, sì, 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 mi ha portato ad essere proprio al massimo della mia espressione, quindi con questa tipologia di approccio e di materiali e di struttura tu riesci ad interpretare, cioè quindi lavori bene, no? Perché sì, 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 sai, tutti questi tagli, altro che Fontana ho visto, perché c'è il supporto, no? Voglio dire, perché lì è la, quindi hai adesso hai raggiunto una maturità artistica tua anche dal punto di vista struttura, quindi ti muovi alla tua maniera, certo, no? Ecco, questo ti ho portato perché è bello, perché ci può essere chi magari qui in questo momento, perché mi ha detto Luigi di là, mi hanno già domandato ma non sanno niente, quindi potete chiamare per una già pregustare, magari anche dire vorrei vederla, ma domani fate un prezzo, fatemelo sapere, ecco, potete chiamare adesso perché siamo in diretta. 049 8561 359. Bene. Ah, dall'Inghilterra anche via streaming, vedi, hanno fatto che mi trasferisce, ma siccome lui è ungherese, hai sentito come parla a bassa voce, no? Perché io un giorno mi nascondo con una telecamera, perché lo dovrò fare, lo presenterò un giorno attimo, no? Strilla un po' di più, no? Mi chiedo, pensavo mi dovevi dire una cosa che ci seguono dall'Inghilterra, hai visto? Quindi sei sempre internazionale, hai il tuo pubblico, li salutiamo tutti, quindi benvenuti nel Salotto Vecchiato e con quindi Serafino Rudari e Andrea, il tuo cognome? Veronesi. Quindi Veronese Veronesi, da mazza, oh, quindi eccolo lì, e qui in diretta. Ora ci riposiamo un po', l'ultima performance, l'ultima, che faccia, diamo fuoco alla galera. No. Dai, no. Va bene, vi aspetto tra un po'. Ok, grazie, a dopo. Bene, e allora, quindi avete visto Serafino Rudari, facciamo vedere l'opera, perché valutare, vedere un pensiero, un commento, visto che abbiamo la chat qui, potete chattare da subito, quindi se siete sul sito della galleria, vecchiatoarte.com, lo ricordo, per quanti magari hanno la TV, perché non è la TV, ormai il futuro è proprio su i tablet, proprio sul PC, quindi possiamo dire che già la TV attira, tu tra qualche anno ti trasferisci proprio sulle cose, quindi non pensare che puoi fare sempre il cameraman, perché anche la TV sta per concludere, te lo dico, poi con tutti questi televisionari che ci sono fanno ancora, ecco, questo per dire che
è il mezzo di comunicazione diretto. Avete visto, dall'Inghilterra ci seguono attraverso lo streaming. Quindi un ringraziamento a tutti, perché poi ormai si è sparsa la voce, vecchiato, le dirette, si può seguire il palinsesto delle nostre dirette attraverso lo streaming, ci potete vedere pure con un semplice telefonino, perché oggi è questa. Noi sulle nuove forme da sempre e siamo puntuali con lo studio all'interno della galleria. Quindi potete partecipare, valutare e fare già una richiesta anche per quest'opera. Avete già la storia in tasca, perché di questa serata se ne parlerà, perché abbiamo visto oggi su Art Tribune, su Exhibart, lo sai che il tuo evento, perché è ancora qui Serafino, è stato reclamizzato nel nostro piccolo. Abbiamo un nostro comunicato stampa che noi inviamo e quindi c'è stato, vedi, quando si parla di futuro, visto che queste riviste sono in mano sì ai vecchiotti, diciamo, ma ci sono i giovani fortunatamente che amano, conoscono la tua pittura e hanno fatto e hanno pubblicato l'articolo mandato dall'Andrea, Alice, dal team Vecchiato Art Galleries. Ecco, questo è il riscontro, quindi di fronte non alle nuove forme o a cose che sono anonime, no? Perché oggi uno si può inventare la qualunque. Qui c'è un riscontro a livello internazionale su questo giovane artista, un artista che, dico, dai grandi marchi, ma alle grandi capitali europee, perché dove c'è innovazione, questa è la vera innovazione. Ed è la sera. Vediamo come si conclude il dipinto, l'evento, la performance in diretta televisiva di Serafino Rudari. Qui sta affilando i coltelli, la dinamite c'è, sei pronto? Sono c'è pronto. Tutto? Ok, proseguiamo allora, vai! Grazie. Thank you.
siamo? Questa mi mancava, come è andata allora? Bene. Soddisfatto? Sì. Bella. Solare più, vedi, poi sei partito, adesso vediamo la fase è più quella, perché adesso da casa sai che abbiamo dei collezionisti che hanno già chiamato, No, veramente, io sono chiaro, guarda, noi quando, intanto solitamente non usiamo avere il centralino, far sentire le telefonate e tutto quanto, però quando diamo a Cesare quel che è di Cesare, come chi ha chiamato anche con la chat dall'Inghilterra, ma qui ci sono state delle telefonate dove volevano vedere l'opera finita. Allora, osserviamo, abbiamo visto i colori, no? Guarda come sei solare, molto solare, un'opera poi dove troviamo anche il giusto equilibrio, no? Alla fine è tutto, è veramente una musica, perché ritorna tutto con l'ordine di Serafino Rudari e nel dettaglio. Leggilo, perché vedi, Attila, vedi, osserva, perché lui è un ottimo, lui va alle fiere, sai, si vede le cose, poi ti dà, si va in biennale e non dice niente, no? Perché sai, un ungherese mica chiacchierone, ricalca, tu che giri il mondo, lui proprio è così. Sta perlustrando in ogni centimetro il tuo capolavoro, la creatura. Serafino, io ti devo chiedere una cosa, non so se hai già parlato o quant'altro. Quest'opera io ti consiglierei di lasciarla qui da noi, penso, no? Sì, la lasciamo certo. Qui, sia per quanti magari nei prossimi giorni volessero vederla, certo, di presenza. Siamo in via Alberto da Padova 2. Che sai, i collezionisti curiosi, l'opera finita, assieme a delle opere che hai già qui, che abbiamo qui in galleria. La cosa però, se c'è chi, perché c'è stato chi ha osato e ha preso il suggerimento del sottoscritto, perché qui si fa la storia, perché vedi, noi siamo giovani, almeno tu, io sai, con sul vecchietto ormai, perché così passano i 40, già siamo messi male, e ti dico subito, questa è una serata unica, siete stati bravissimi, una serata che penso viene, Andrea, perché sei stato parte l'equilibrio e hai dato lo stimolo, perché agli angeli custodi, no? Perché sono tutto, è bello così, siete positivi, un grazie da parte mia, dalla signora Cinzia Vecchiato che è anche lì questa sera, perché anche in questo è sempre partecipe alle novità, avete visto nel suo silenzio, con tutto il tram tram quotidiano, con gli impegni e con le scadenze che abbiamo anche di eventi in questi giorni, e ho avuto il piacere di essere tutto il team Vecchiato, quindi io da parte mia, da parte del team e di chi ci segue anche streaming, in questo momento più in streaming perché col cattivo tempo in alcune zone non ci vedono bene, ma è dato da queste grandi temporali, perché abbiamo questa estate un po' equatoriale. Io ti ringrazio e ti aspetto presto. Grazie mille, è stato bocca al lupo per il tuo lavoro. Ciao, ciao Andrea, ciao. Salve a tutti. Chiedono di vederla bene, hanno chiesto in chat, vedi che bello questa diretta, quindi non in TV, perché se tu vedi là, che gli ho detto io ad Attila? Che si deve trovare un nuovo lavoro, perché la TV va a scomparire, ma il cameraman no, perché adesso la TV è il PC, perché mentre il canale televisivo non ci vedono, sullo streaming ci seguono, quindi vedi com'è il paradosso poi, no? Ecco, questi dettagli. Io vi posso dire che c'è una tonalità di quest'opera. Ricordate la carta di Mattia degli anni Ottanta? A me ricorda quello, Hans Hartung, tanta gestualità, quella vera, no? Sai, Hartung con le pennellesse, con la scopa, ecco, ti ritrovi proprio qui. Mi ritrovo con l'attualità di una figura, perché vi ho detto puntuale e preciso, perché io non posso andare di là e scartarvi le opere che ha portato oggi, ma potrei mostrarvi i lavori, quindi c'è sempre un ritorno. E allora il supporto è fondamentale nel lavoro di Serafino Rudari, perché ha trovato proprio in questa tavola, tela che lui si prepara, la forma di espressione, perché proprio siccome lavora alla Burri, alla Fontana, è la sintesi di questi grandi maestri, ma con un'interpretazione ed una personalità spiccata.
la maturità dell'artista, perché se lui non avesse avuto oggi un supporto consono, non si sarebbe potuto sbizzarrire, ma non è uno sbizzarrire distruttivo, costruttivo, è di un'eleganza quest'opera, merita molto, eh? Un paesaggio, fa sognare. Poi le ultime pennellate sono state fondamentali, ha concluso vero capolavoro. Ecco, questa è l'opera di Serafino Rudari, che vi firmerà l'autentica, naturalmente, l'archiviazione dell'opera Vecchia Door Galleries, l'evento, col DVD di questo evento, perché di evento, perché se andate nelle performance, cioè non è che stiamo parlando di un'opera al top di questo video, sarà, me lo auguro, perché poi su questo è il maestro Andrea, assieme al buon Serafino, quindi andrà sui vari YouTube, perché ecco, questa è la storia dell'arte dei nostri tempi, questo è il futuro, questa è l'innovazione. Allora, se volete conoscere la storia della Vecchia Door Galleries, perché c'è chi si avvicina in questi giorni, quindi non sa che la Vecchia Door Galleries è stata protagonista, ad esempio, di tutto il gruppo della Pop Art, perché se c'è un catalogo ufficiale di Jean-Michel Basquiat, edito Vecchiato, le mostre di Basquiat in Italia, Vecchiato Argato, quindi l'ha vecchiato con Andy Warhol e con Kate Haring nel 2010, presentata da Luca Beatrice, quindi della Pop Art c'è tutto il gruppo di quelli dei capostipite, quindi dell'innovazione la Vecchiato Galleries se ne è sempre avuto questo fiuto. Poi altro non ho da aggiungere, perché andare su la mostra di Fontana la ricordano tutti, da De Chirico alle mostre di tutto di più, afro, andiamo avanti e indietro. Dopo c'è la storia della galleria sul sito della Vecchia Door Galleries. Allora, poi per quanti frequentano le fiere sanno, noi abbiamo aperto questa sede di via Alberto da Padova con la mostra Oriente, ma negli anni 2000. Oggi l'Oriente se ne sente parlare perché la Biennale di Venezia, questa Biennale di Venezia con Massimiliano Gioni, c'è il Kenya con l'Oriente, ci sono i padiglioni, la performance di Liu Wei a Piazza San Marco il giorno dell'inaugurazione, quindi la testimonianza c'è. Quindi la Vecchia Door Galleries però ha fatto la collettiva, ha aperto questa sede con gli artisti presenti, che sono Chan Belling, che è quest'anno alla Biennale di Venezia ed è stato all'Open a Venezia, quindi sempre attualità. Allora, su Serafino Rudari questo è da prendere, ecco, da contenderselo, ma sta avvenendo questo, perché hanno richiesto dalla chat di rivederlo, ancora un ultimo primo piano può essere vostro, perché mi hanno detto si stabilirà al centralone, io non so, non voglio sapere niente, voglio solo sapere da dove, se dall'estero, dall'Italia, perché a questo punto, vedete, poi quando si parla di un artista che ha il sapore internazionale e quando non si parla di bugie, ma ci sono i video delle sue performance, vedete, c'è quel ci sono i seguaci e c'è chi lo segue anche attraverso uno streaming, chi ha letto le nostre news, chi ha letto una pagina di giornale, perché così si comunica l'arte. E questo è il messaggio fondamentale che la Vecchia Door Galleries vuole dare, perché una bella galleria come la nostra, se non muove gli animi con queste performance, con l'enorme scuderia artistica, con i giovani e con la storia, così si fa arte, così si fa galleria. Poi si può muovere, ma è inutile fare le solite fiere o svecchiare. Noi abbiamo l'attualità in televisione. Allora, questo è Serafino Rudari. Vi lascio alle emozioni più forti, alla grande opera. Come dimensione, Serafino, che dimensione abbiamo all'incirca? Un 70 per un metro o un po' di più? 70-120, quindi ho ancora urlato un attimino perché ancora in studio. Si può fare anche una dedica dell'opera, cioè è tutto, si può fare tutto. Siamo in diretta, abbiamo l'opera nuda, fresca, abbiamo il capolavoro, la creatura in questo istante. Loro si possono avvicinare telefonando adesso. Non è lo scopo, sarà quel che sarà, ma per noi è il piacere di mostrarvi l'opera dove e quando. Serafino Rudari, Vecchia Door Galleries, 2013, una bella serata di luglio, piacevole, perché musica e arte, ci mancava
il Lugana dell'altra sera, no? Ecco, ma prossimamente non ci ho pensato, perché poi sai, ci sono dei momenti, ecco, si farà una replica, ma sempre di replica si parlerà, anche se in diretta, no? Questa è la prima. Allora, vogliamo una prima, vogliamo una bella emozione, chiamate adesso, fate il passo giusto. Benissimo, quindi dimmi. Un collezionista di Rabarama che ha fatto apprezzamenti e collegamenti dalla chat. Complimenti. Attraverso internet. Vedete, quindi ci sono dei collezionisti che ringraziano, fanno i complimenti, quindi li giro se è ancora in studio Serafino Rudari. Questo per noi è motivo di gioia. Ma io voglio dire proprio a questo collezionista: vuoi tagliare il nastro, no? Vuoi muovere, tac, dice io. No, come quelle interviste quando fanno al ciclista, ciao mamma, ciao papà. Questo è da taglio del nastro, questo è un momento, non c'è, manca il critico d'arte, ma il critico d'arte sei tu, dice io ci ho visto e l'ho messo via, perché lo porti via a 4 danari. Io vi dico che su questo c'è la forza di Cinzia Vecchiato, perché li ha messi tutti a stecchetto gli artisti, perché noi... Allora, se io entro con un capolavoro del genere, con un pezzo di storia così, dei giorni nostri, ma come faccio a non ritrovarvi nel tempo? Questo è il futuro, questo è il futuro e l'innovazione.